Sì, allora, sì, è Daniela Olivieri, prima di tutto. Daniela è nata nel 77, è nata da sola perché non ha i genitori ed è cresciuta con i nonni. E mia nonna mi ha sempre vestito e quindi io sono cresciuta sopra una sedia, tenendo sempre le braccia in alto così e mi ruotavo attorno e mi prendeva le misure. Questo prendermi le misure è stata forse anche la prima parola che io ho utilizzato nel prendere, nel non voler prendere le misure nel salire sul treno. A parte Daniela perse il treno nel 99 e quindi non prendendo le misure, proprio per volontà anche una sorta di ribellione forse con quel passato che volevo lasciarmi alle spalle, è nata sì, è stato il battesimo dato dalla mia professoressa Cristina Francucci, l'Accademia delle Belle Arti di Bologna, che mi ha chiamato così, e io l'ho visto come un nuovo battesimo, una nuova vita, e tutti mi hanno iniziato a riconoscere come se fossi nata. E quindi ho avuto la sensazione di vivere da grande quello che forse non ho avuto quando ero piccola, quindi un'adozione da parte di qualcuno. E per quello che il mio lavoro sempre si è ruotato attorno comunque un'idea di interiorità da scoprire, scoprire. Io l'acqua l'adoro, adoro l'acqua perché è l'informale, la materia, il flusso. E l'acqua si spoglia, forse lo si spoglia a riva e quando si spoglia para di sé, lascia quello che lascia a volte, a pezzi, racconta, no? E quindi si svuota. E io nel mio modo di vivere penso che se l'acqua si svuota, io mi vesto con quello che raccoglie, cioè con quello che mi raccolgo da quest'acqua, quindi come se la realtà ci lascia delle tracce, io queste tracce le raccolgo e mi ci vesto. E quindi questo movimento di interno e esterno è molto forte, lavoro tra queste due pulsioni, che sono un po' i leitmotiv del mio lavoro, ma e quindi anche il fare è una cosa interna che però produce qualcosa esternamente, quindi io faccio tutto da sola con le mie mani, sono ossessiva, sono possessiva, quindi accumulo e creo dei nidi è un'altra parola chiave della mia vita, ho fatto molti lavori sui nidi, sculture, installazioni, cene, abiti, edifici e io sì, sono un uccello perché mi piace molto il concetto di slancio e di crisalide come la farfalla e di casa temporanea come l'abito, quindi mi appoggio a qualcosa per poi slanciarmi e ripartire come un uccellino sul ramo che si appoggia temporaneamente per poi attendere. E questo movimento di transizione per molto tempo è stato molto importante per me perché era anche un modo per scappare, scappare e non stare sulle cose. Ora sono tornata dentro le cose, sicuramente il mio lavoro intimista, ma un lavoro anche universale perché non parlo della mia vita, ma parlo di concetti di interiorità ed emozioni, infatti da un anno a questa parte che viaggio a fare un manifesto emotivo con Anatomia Parallela, che è stato il mio primo saggio, libro d'artista che ho scritto nel 99 e che oggi penso che sia il manifesto di tutte le mie opinioni legate all'interiorità, che sì, è un concetto di dentro, ma che trova forma fuori.